si muove la città e si muove grazie ai suoi abitanti, grazie alla sua gente che nei quartieri fa vivere l'entusiasmo forte per questo Catanzaro che anche dopo la sconfitta infrasettimanale di Coppa Italia non spegne l'entusiasmo. Nel quartiere Corvo dove siamo oggi, nel bar Condorelli, grazie all'iniziativa del Comitato Corviamo che ha messo in piedi una festa di quartiere, tanto, tanto entusiasmo per l'arrivo del suo bomber, per l'arrivo del giocatore di questa terra, figlio di questa terra. Ma prima di annunciarvi lui, ovviamente annuncio il mio compagno di viaggio, perché se è periodo di Natale è chiaro che serve il babbarello di Natale, Gianfranchello Giovane. Ciao Gianfranco. Ciao Gigi, buonasera a voi. E poi lui, accolto con fuochi d'artificio e tanti cori, abbracci da tutti i bambini, Pietro Iemmello. Ciao Pietro. Ciao Gigi, buonasera a tutti. E allora, un entusiasmo così te lo aspettavi? Ti fa piacere? Cosa si sente per un catanzarese? Intanto inquadriamo Michael, oltre ai fuochi d'artificio, questo bambino vicino a Pietro è la spalla di Pietro oggi perché è il suo fan numero uno. Pietro, una parola, una frase, per quello, un aggettivo per come sei stato accolto oggi dal quartiere Corvo. Beh, ringrazio il quartiere Corvo perché ha dimostrato di tenere tanto al Catanzaro e tanto anche a me per questa bella iniziativa, quindi sono contento per queste iniziative nel quartiere catanzarese e speriamo ce ne siano altre. Bellissimo Gianfranco, forse non te l'aspettavi nemmeno tu così tanta gente, perché fondamentalmente non ci credi, no scherzo, no, sei rimasto, è stato bello vederti felice e quasi commosso in alcuni momenti. Beh no, non è bello vedermi felice, è bello vedere le persone, i quartieri vivere, è periodo di Natale quindi è sempre bello vedere le persone per la strada ed è bello vederli poi vedere tanto giallo rosso. Questo è un quartiere che noi conosciamo bene perché qualche mese fa eravamo qui, avevamo fatto un'altra puntata pre, conoscevamo la passione di questo quartiere per il Catanzaro, l'abbiamo rivissuta oggi con Pietro che essendo figlio di questa città ha ancora di più rafforzato questo legame tra la tifoseria e il Catanzaro, è stato molto molto bello. Intanto nel bar tutti fanno silenzio, sì, nessuno molto, si muove, molto, c'è molto, molto rispetto e si fanno gara chi si ubriaca prima e questo sì, è bello Pietro. Sì. No? È bello anche perché è giusto così, è giusto che si senta. Vuoi qualcosa, un Campari e Martini? No grazie. Allora Pietro, settimana non facile perché comunque qualcuno non c'è stata questa immagine di coppa, però fondamentalmente se una sconfitta doveva arrivare meglio se arriva in Coppa Italia. Beh, se parliamo di andamento della squadra penso che non possa essere una sconfitta di coppa a poter diciamo minare come un momento negativo, anzi penso che la Coppa Italia, da come è stata interpretata quest'anno da parte della società e da parte della squadra, penso che sia stata impostata giustamente sotto un altro punto di vista, che è giusto che chi ha trovato meno spazio è giusto che abbia trovato spazio in Coppa Italia. Peccato perché comunque è una competizione ed era importante portarla avanti, però il nostro obiettivo numero uno del campionato e dobbiamo concentrarci su quello. Questo bambino ti sta vicino, non ti stacca più. Io voglio qua al Corvo, però una cosa, attenzione amico mio, se segna contro e voglio tutte le persone del Corvo, voglio che fanno il mello. Oh! E allora Michael lancia anche il coro, vieni qua Michaelino che ti abbraccio, fantastico tifoso catanzarese e tifoso di Pietro, che emozione Mi ha emozionato Michaelino perché vedo nei suoi occhi proprio la sua voglia, la sua catanzaresità. Senti, quanto è diverso, perché ti sarà successo sicuramente tantissime altre volte, no? Di avere questo entusiasmo, questa ondata d'amore di passione da parte della gente, però quanto è diverso quando succede a casa tua? Beh, non mi era mai capitato di viverlo a casa mia, quindi lo sto scoprendo ora giorno dopo giorno, però penso che a prescindere da me, poi penso che comunque siamo stati bravi un po' tutti ad alimentare questo entusiasmo che ci portavamo dietro dai playoff dell'anno scorso e penso che
Intanto motore, sono i tuoi gol questi. Il motore, sì, il motore di questi poi rendimento che abbiamo noi, penso che sia anche la scia e l'entusiasmo che porta questa piazza. Il gol più bello di questi 11? Non me li ricordo tanto. Cioè, a primo impatto non me li ricordo, però penso che anche questo sia un bel gol. Gianfranco, ci chiedono notizie di Situm e quindi siccome sono tantissime a chiedercelo, devi dare notizie. Allora sì, diamo notizie perché lo abbiamo scritto anche pochi minuti fa su Catanzaro Informa. Per Situm si tratta di una lussazione alla spalla sinistra, dovrà portare il tutore per i prossimi giorni. Ricordiamo, era caduto in allenamento, aveva sbattuto la spalla in allenamento, un piccolo infortunio, verrà rivalutato nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori esami, di fatto però lo possiamo escludere. Rumori, se rumori iniziano anche a cantare, sì, non ne usciamo lì, più. È super. Tolomeide, chiamate Tolomeide. No, devi dare il microfono. Aspetta, Tolomeide. Tolomeide, tecnologia. Ti stai addormentando? Assolutamente no, perché mi devi addormentare? Che cosa pensi tu di questo Corviamo, di questa festa al corvo? Che c'è un casino infernale. Che ringrazio comunque chi ha tolto il megafono a te, perché fai più danni dell'alcol che hai ingurgitato prima, perché avevi un alito che è qualcosa di... Ah, sì? Sì, dai questa impressione. Ah, bastardo Tolomeide. Eri più farfallioso dei pochi d'artifici. Avevi mangiato, insomma, vedi anche... Vabbè, non bevo più. Vabbè, senti, hai notizie da darci nell'ultima ora o oltre a Situm? No, no. Cioè, vabbè, che il Brasile è uscito dai mondiali, ma non ce ne può fregare di meno. Ai rigori. Ai rigori. E certe battute non le facciamo. No, no, assolutamente no. Ne hai fatto già abbastanza e mi hanno... Sta vincendo. Mi hanno detto... Ah, il Marocco mi, mi dice. No, più che altro mi hanno detto diverse volte, mi hanno fermato anche in settimana dicendo di finirla a te, di finirla di fare certe battute con Iemmello perché ti mena e poi farebbe anche bene. Ok, perfetto, non mi permetterò mai più. Se puoi ridare il microfono a Iemmello, Gianfranco. Sì. Entriamo nella trasferta di Foggia. Prima un'analisi sulla Coppa Italia, voglio da te, vorrei da te, e poi quanto sarà diversa quella di lunedì. Sarà totalmente diversa perché a Foggia la prima parte, atto primo, quello di Coppa Italia, il Catanzaro si è presentato con le cosiddette seconde linee, mettiamoci mille virgolette perché le seconde linee del Catanzaro sono una squadra titolare anche da altre piazze, si è presentato con i giocatori che hanno fin qui giocato meno e poi con una panchina veramente corta, erano soprattutto ragazzi della primavera, giovani, quindi non era un test attendibile, ha tenuto botta finché ha potuto, poi è ovvio il Foggia facendo i cambi, avendo una disponibilità maggiore di cambi, inserendo Dursi per esempio nel secondo tempo, ha fatto il risultato e ha raggiunto la vittoria in gara 1 che è quella di Coppa. Quella di campionato sarà completamente diversa perché i titolari, sempre usiamo queste mille virgolette, sono rimasti qui a Giovino, hanno potuto preparare la partita di lunedì e quello sarà un altro incontro. Ci sarà la formazione base, dovrebbe esserci la formazione base, tranne Situm che come abbiamo detto ha avuto questo problema alla spalla, però le alternative ci sono tutte perché il Catanzaro può contare su Tentardini, su quella fascia, su Cazzeris, ha recuperato anche Rolando, anche se non dovrebbe partire titolare. Pietro, porte chiuse a Foggia, un bene o un male, non te ne frega niente. Penso che comunque giocare a porte chiuse non è mai bello, anche per i trascorsi che abbiamo avuto, i periodi di Covid. Però ci deve interessare poco, noi ci deve interessare di giocare la partita, farlo nel migliore dei modi, cercare di vincere. Conosci troppo bene la piazza di Foggia, che partita ti aspetti lì? Tosta sotto un aspetto tecnico, tattico o ambientale? Ma anche l'anno scorso poteva essere ambientale caricata in modo particolare, poi sappiamo tutti com'è andata, però penso che ambientale c'entri poco perché a porte chiuse c'è difficilmente ci possa essere una spinta rispetto a un'altra cosa, però penso che comunque loro con la vittoria in Coppa Italia hanno preso consapevolezze che magari possono farci del male, perché comunque il Foggia ha vinto in casa col Crotone, è una squadra di tutto rispetto, andremo lì e ce la giocheremo con loro. Una domanda te la devo fare, Gianfranco, perché c'è tanta polemica social sull'arbitraggio? Perché l'arbitro designato per Foggia Catanzaro è nato a pochi chilometri da Foggia, però non c'entra né Ghirelli e soprattutto è della sezione di Novara, quindi non c'è nulla di illegale. No, non c'è siamo nulla. Costretti a dirlo. Sì, siamo costretti a dirlo, a ricordare che le designazioni non le fa il presidente della Serie C, innanzitutto il presidente Ghirelli. Il fatto che sia nativo di Foggia è...
Dai, un po' disturba. Disturba. Diciamolo pure. Po' disturba. Si poteva evitare. Perché oggettivamente se io fossi arbitro, certo, Foggia Catanzaro appena si butta Pietro il rigore. Lo posso dire qui senza paura di essere smentito. Però regolamento alla mano non c'è nulla di. Non anomalo. C'è nulla, no, assolutamente. Le designazioni vengono fatte anche in base all'appartenenza della sezione. Lui è registrato nella sezione di Novara, quindi di fatto si poteva, era designabile per questa partita. Non calcoliamo queste cose, non stiamo attenti troppo a questi dettagli, perché Foggia sarà una partita, un crocevia importante. Sarà la prima partita che il Catanzaro giocherà dopo aver saputo il risultato del Crotone, eh? Quindi sarà una partita anche psicologicamente da approcciare nel modo giusto, e sarà un esame, un test anche importante per chiudere questo anno 2012 che è stato fantastico. Allora, ti chiedo, Pietro, hai detto prima che il Foggia ha preso consapevolezza dopo averci battuto in Coppa. Il Catanzaro le perde consapevolezza dopo la sconfitta in Coppa Italia? No, assolutamente no. Bello, quando mi rispondi così, no? Quando io ti amo e ti vorrei baciare, ma non lo faccio perché ci sono soli 300 persone online che ci stanno vedendo, più 300 qui al Corvo, e ridono. Che vi ridete? Voi non lo bacereste? La signora un po' sì. La capisci la signora Gianfranco? Francamente no. Non so se c'è il marito, quindi mi attengo. Allora, non tanto la risposta Gianfra, ma la faccia che ha fatto è sintomo e sinonimo che questo Catanzaro ha tanta consapevolezza e attributi. Ma sì, è un Catanzaro di carattere, un Catanzaro che, l'abbiamo detto dall'inizio, è in testa meritatamente per quello che sta esprimendo in campo, ma è in testa soprattutto perché ha questa consapevolezza di essere forte. Il Foggia effettivamente, al di là che ha giocato con la squadra 2 del Catanzaro, comunque ha fatto un'impresa. E comunque c'erano forse, lo possiamo dire, stimoli e motivazioni. Ma certo, assolutamente. Il Catanzaro ha affrontato la Coppa con l'obiettivo di arrivare fino a dove poteva. Comunque era una competizione che voleva onorare. Però ricordiamolo, il Catanzaro non perdeva da fine luglio. È una squadra che l'ultima sconfitta l'aveva avuta con il Modena, e a Foggia, ripetiamo, non ha perso perché è stato messo sotto dall'avversario, ha perso perché è arrivato a un certo punto, ha finito i cambi per potersela giocare alla pari, probabilmente con il Foggia. Intanto il tifoso scrive: giovane, l'Aufus Raio, Simon Tovi 2022, non to 2012. Avevi detto 2012. Ho detto 2012, vabbè, uno stupendo 2012 che è durato fino a... Auguro un 2013 prosperoso per tutti, per quanto mi riguarda. Tolomei, devo dire qualcosa? Che fa la Juve? No, visto che Tolomeide è così accasciato, dagli il microfono dietro le quinte. Tolomeide, che stai facendo? Ti stai vedendo i mondiali e te ne freghi altamente di noi? Sto semplicemente controllando l'audio. E va bene? Va benissimo. Ci sentiamo? Sì, Tolomeide è uno di noi. Che cosa vuoi regalato per Natale, Tolomeide? No, poi avrò modo di scriverti la letterina. Perfetto, grazie. No, volevo salutare insomma coloro i quali ci stanno ascoltando sul canale, ci stanno seguendo sul canale 182 di Casa. In diretta? No, in differita stasera stessa, però. Ok. Quindi ci stanno, è già quasi mezzanotte per loro, insomma, ci stanno seguendo. Quindi in questo momento sono Marzullo sul 182. Ok. Giusto? Quindi ciao ragazzi. Come diceva quello, fatevi una domanda e datevi una risposta, va bene? Grazie Tolomei. Allora, mentre il microfono arriva a Pietro, Gianfranco, quindi no situm, per ovvie ragioni, ti aspetti altre situazioni, sorprese? No, l'hai già detto prima. No, mi aspetto la solita formazione, la formazione base. Poi è ovvio che il mister ultimamente ci sta giocando qualche scherzetto all'inizio della partita, non ci troviamo sempre qualche sorpresa, però penso che sarà la formazione base, e che probabilmente questo ballottaggio per sostituire Situm potrebbe sciogliersi con l'impiego di Tentardini, che è l'opzione più utilizzata finora. Pietro, ieri la partita col Crotone, poi ieri i giocatori tranne te tutti al Parco Gaslini, iniziano i tuoi compagni a capire cosa significa giocare a Catanzaro. Gliel'avevi spiegato? Sì, vabbè, penso che grazie anche alla società, alle iniziative che prendono loro, i ragazzi stanno incominciando anche a capire che cosa vuol dire trovare una tifoseria con passione, una tifoseria che ha ripreso entusiasmo dopo tanto tempo. Quindi penso che noi dobbiamo essere bravi a coltivarlo ancora di più e a mantenerlo. Senti, invece l'hai capito cosa potrebbe significare vincere qui? O secondo te ancora non l'hai capito?
Ma io l'ho capito da quando sono arrivato l'anno scorso, dalla prima conferenza che ho fatto, però questa è una cosa che si dovrà dire poi in futuro, no? Non ci pensiamo perché sennò ci caricheremo troppo di pressione. Penso che ogni cosa ha il suo tempo e la scia che abbiamo intrapreso è quella giusta. Gennaio è vicino, Gianfranco, rinnovi, prestiti, bisognerà muoversi anche da questo punto di vista. Per esempio io e Mello è uno di quelli che ha puntini sospensivi. Ma no, io e Mello non ne ha punti sospensivi, è catanzarese, è giallorosso. E se lo dice giovane che è il Di Marzio di Catanzaro, potete crederci, io e Mello al Brescia. Adesso ci sarà una querela per diffamazione da parte di Di Marzio dopo quello che hai detto. No. Esatto. No, il tema più scottante, quello forse più importante che bisognerà valutare è la scadenza di mister Vivarini, perché mister Vivarini è in scadenza, quindi anche questo è un tasso che bisognerà toccare. Per il resto l'abbiamo sempre detto, gennaio sarà importante, però quest'anno il Catanzaro si può permettere di vivere un mercato alla finestra. Iemmello, Vivarini, descrivici questo allenatore. Persona per bene. E allenatore? Allenatore che ha preso troppo poco rispetto a quello che poteva prendere. Una B a Catanzaro gli tocca tutta, Gianfranco. Beh, sì, sì, gli tocca tutta. Diciamo che, dice bene Pietro, ha raccolto meno di quanto meritava. In altre piazze ha fatto bene, l'avrebbe meritata. Raccoglierla qui forse avrebbe un sapore ancora più particolare, più bello. Perché torniamo indietro anche alla conferenza di Calabro dopo la partita con la Virtus Francavilla. Calabro ha detto: questo Catanzaro non ricorda il Bari, ricorda la Ternana, quindi vuol dire che veramente sta facendo un'impresa forse ancora di più di quella Ternana. È un Catanzaro schiacciasassi, vuol dire che c'è anche e soprattutto la sua mano, oltre a quella di Pietro e dei ragazzi. Non soltanto Iemmello, non soltanto i giocatori, non soltanto la squadra è matura e consapevole, anche i tifosi, perché sono tantissimi i messaggi: arbitro no, andiamo a Foggia e vincimo. Bello. Bello, stupidi tutti e due, no. Mi rispondete, no, bello. C'è un altro messaggio. Che perché mi guardate così? No, perché è arrivato un messaggio pauroso. Gianluigi Mardenze per il dopo Vivarini. Io auguro al Catanzaro di non fare questa scelta. Anche perché con me Iemmello non farebbe un minuto. Cammina. Gli anelli chi cammina la sanno tutti quelli. Con me giocheresti, Piero? Con me, tu parla. Con me giocheresti 96 minuti. Non ti toglierei mai. Grazie, grazie. Mai, anche con le mani sui fianchi. In campo Iemmello, siete d'accordo? Puoi girare cortesemente? Così parlo con i Corvini. Corvini! Siete d'accordo? Iemmello lo lascio in campo o lo tolgo se alleno io? Lo caccio, Lino disse caccio, lo caccio. Lino disse caccio, lo caccio. E così, guarda, io vorrei che tu inquadrassi Tolomeo. Ce la facciamo? Guardate Tolomeo, se può fare sta vita, no, ti devi rimettere come prima, ecco, ti fa freddo Tolomeo? Stava cercava di sentire l'audio. Allora, l'audio della, non è nemmeno giusto che io presenti una trasmissione in queste condizioni. L'hai vista la situazione che c'è? L'hai creata tu? L'ho creata io. Sì, a mia immagine e somiglianza. Una domanda per te, per Iemmello. Ce l'avrai sicuramente. Ma no, la domanda potrebbe essere, visto che prima parlavamo dei gol, no? Il fatto dei gol messi a segno, lui ha detto non li ricordo, mentendo probabilmente. E allora diciamolo, il gol che rischia di essere anche uno dei più importanti quest'anno, la sensazione di segnare al Crotone, di segnare in quello stadio, per te che brivido è stata? Beh, è stata un'emozione perché comunque la sognavo, una partita del genere, sognavo di far gol contro il Crotone, quindi penso che sia stata una cosa bella che mi rimarrà sicuramente bene. Anche perché arrivava da una settimana difficile, però se ricordi anche la conferenza stampa di presentazione, lui aveva parlato, sai, di Giorgio Corona, del Catanzaro di Corona, quel Catanzaro viveva il testa a testa con il Crotone per la B. Adesso un po' di anni dopo si ripropone il gioco del destino, si ripropone e c'è lui in campo. Dovremmo andare a vedere, caro Tolomeide, se mi senti, visto che ormai sei nel tuo mondo, novembre, no, forse ce l'aveva già a dicembre Corona, 11 gol in campionato, perché è partito fortissimo, sì. Partì fortissimo in quel 2004, poi finì, concluse con 19 e devi arrivare a 20 per battere tutti i record. No, l'importante è vincere. Promozione e, vabbè, la prima cosa è la promozione. Poi se dovessero arrivare altri gol e ovviamente vincere qualcosa, penso che sia ancora meglio, no?
la cosa bellissima, 20 gol, più di 19 gol da 20 a salire e promozione in Serie B. E allora Iemmelo deve andare a fare 637.000 autografi più foto correlate all'autografo. Maicolino lo segue, è vero, e noi che facciamo? Andiamo a discutere, a sviscerare ancora meglio l'avversario di turno. Allora che facciamo? Ringraziamo Pietro, grazie Pietro che fa autografi anche durante la trasmissione, durante la sulla schiena di Giovane. No, guarda, no, aspetta, devi fare questo favore, ti devi poggiare alla schiena di Giovane. Vieni qua Giovane. Ma posso? E fai l'autografo sul maglioncino. Sì, ah, okay. Sarà contenta tua moglie, sì, che adesso non lo può lavare. Tantissimo, perfetto. E allora, grazie Pietro di essere stato con noi. E grazie per da parte di Corviamo. Lui va via, aspetta un attimo, ma prima lanciamo il video sul Foggia, così quando torniamo io e il povero giovane di Iemmelo tatuato parleremo del Foggia da affrontare lunedì. Il Foggia, il servizio di Tolomeide. Altalenante è l'aggettivo che forse più di altri serve per definire il girone d'andata del Foggia del presidente Canonico, che la scorsa estate, dopo aver salutato Zdenek Zeman, è ripartito con velleità di alta classifica, salvo subito andare incontro a difficoltà inaudite sin dalle prime battute della stagione. Dopo 5 partite, la miseria di 4 punti, il cambio in panchina, via Boscaglia dentro l'ex potenza Gallo, che dà un'impronta diversa all'annata in prospettiva disastrosa dei Satanelli. Il suo è un solido 3-5-2 privo di Bomber, che conta su alcuni punti fermi come il difensore Sciacca, il centrocampista Peterman, i due terminali offensivi per altre Butai, con l'ex Catanzaro Dursi, reduce da un infortunio negli ultimi tempi e a segno nella sfida di Coppa con i giallorossi di mercoledì, pronto a dare il suo contributo. Un cammino, quello del Foggia, caratterizzato da qualche sussulto, come il successo sul Crotone per 1-0, siglato da Butai, ma anche a KO brucianti, pensiamo alla goleada subita in casa dal Pescara, che poi portò all'esonero di Boscaglia, oppure all'ultimo 3-2, quello subito la scorsa settimana da un Giuliano a cui i pugliesi erano riusciti a rimontare 2 gol prima di capitolare a tempo scaduto. Al momento i punti sono 22, con 6 vittorie e una 7ª posizione provvisoria. Le lunghezze di distacco della terza piazza che consentirebbe ai rossoneri di disputare i playoff nazionali sono 13. Tantine per non pensare che in Downie non abbiano valutato di dirottare parte delle speranze e delle ambizioni verso la Coppa Italia, che un posto in quel tabellone comunque lo mette in palio. E infatti nel torneo tricolore la banda Gallo si è presa il lusso, schierando comunque diversi titolari, di fare fuori nell'ordine Juve, Stabia, Crotone e Catanzaro. Fida tosta quella delle Aquila allo Zaccheria, lo dice anche la storia, la lunga storia dei confronti tra le due squadre, che di precedenti tra le varie competizioni e nelle varie categorie ne ha già avuti una 70. In tutto i successi delle Aquile sono 21 contro i 32 dei pugliesi, ma se consideriamo solo le sfide lontano dalla Calabria, le vittorie giallorosse sono solo 4. L'ultima è ancora nelle menti di tutti, il pirotecnico 6-2 dello scorso campionato, con doppietta di Iemmelo e Biasci, gol di Van de Putte e Gatti, ricordato come partita perfetta dei giallorossi, ma anche per le plurime minacciose invasioni di campo di alcuni pseudo tifosi foggiani. Ragazzi, oggi è una puntata molto particolare, perché molto, praticamente era impossibile portare avanti la trasmissione, perché il bar Condorelli era, che ringraziamo, grazie Claudio, anzi se vuoi venire qui Claudio è un pochino, per farti, ti vorrei lanciare una battuta, tanta gente così, grazie per la pazienza, no, figurati, è un piacere, da parte del comitato Corviamo e da parte di Catanzaro Informa, che è media partnership di questa festa, sì, grazie Claudia, grazie a voi, vi devo ringraziare per avermi reso partecipi, come sempre sai che io sono disponibile in tutte le occasioni, bellissimo vedere tanta gente, sempre, sempre, e adesso stanno arrivando i bimbi, allora parliamo di questo Foggia, cosa temi di più Gianfra? Cosa temi di più? Io francamente te lo dico, temo sempre noi stessi e basta, sì, però un po' di rispetto agli avversari lo devi sempre portare. Lo devi portare assolutamente. Cosa si può temere del Foggia? L'eventuale spinta emotiva che ti può dare aver battuto il Catanzaro, perché gioco forza per il Catanzaro magari vale poco. Per il Catanzaro magari vale poco aver perso in Coppa Italia, però effettivamente è una prima sconfitta, ed essere riusciti a battere il gigante di questa stagione, un po' di carica assolutamente te lo mette.
Bisogna temere poi i lampi, perché effettivamente questo Foggia lo ha dimostrato anche con noi in Coppa Italia, le individualità ce l'ha, Dursi il gol lo conosciamo bene. Dursi lo conosciamo bene, quindi qualche lampo potrebbe averlo, però come dici bene tu, il Catanzaro deve temere solo se stesso. Se approccia la partita di Foggia come ha approcciato le precedenti, penso che grossi problemi non dovrebbero essercene, ecco. Potrebbe secondo te condizionarci il fatto che comunque giochiamo dopo il risultato del Crotone? Ecco, questo forse sì, perché mentalmente ti può condizionare il fatto di vedere l'eventuale distanza ricucita. Il Catanzaro potrebbe arrivare magari alla partita di Foggia con una distanza minore se il Crotone dovesse appunto vincere. Però anche questo lo hanno detto i protagonisti, lo ha detto Vivarini, lo hanno detto i ragazzi, si pensa solo a se stessi, la classifica penso che non la guarderanno neanche prima di entrare in campo a Foggia, lì il Catanzaro si giocherà tre punti importanti. Ed è stata una settimana anche molto importante, perché c'è una cosa bellissima, che non soltanto la festa del Corvo, non soltanto la gente che scende per strada e la gente che decide attraverso se stessa, attraverso il suo lavoro, attraverso la sua passione e l'amore per la terra, di dare luce e passione alla terra stessa, ma c'è chi anche attraverso il suo lavoro, il suo sacrificio, porta avanti la storia dell'US. E ci riferiamo chiaramente al fantastico Museo del Catanzaro, che vi facciamo vedere, ma prima vi faccio vedere la cosa più bella che ha fatto Iemmello, che ha fatto il Catanzaro e che ha fatto Corviamo oggi, cioè venite qui bimbi, venite qui, ha portato tanti tanti bambini per strada, tanti bambini a tifare Catanzaro, tanti bambini a volersi bene, tanti bambini a conoscersi, tanti bambini ad evitare la play. E prima hanno fatto un bellissimo pomeriggio con i volontari di Nati per leggere e hanno letto le favole di Natale. Poi sono venuti qui per il loro beniamino, per i loro colori del cuore di padre in figlio, e adesso riscoprono il quartiere grazie a Corviamo. Sono fantastici, rischio di emozionarmi un po' perché la festa di fatto la si fa per loro, quindi Iemmello, il Catanzaro e Corviamo sono riusciti nell'intento, i bambini sono qua, grazie Catanzaro in forma, grazie Riccardo e grazie Davide che mi avete concesso di fare questo. Mi commuovo un po', vediamoci il Museo del Catanzaro. Bimbi, al mio tre gridate forza Catanzaro e mandiamo il video, ok? Ok. 1, 2, 3. Forza Catanzaro! Ciao. Bravi, uscite. Ma Iemmello dov'è? Per la serie sì, va bene Marden, ma Iemmello dov'è? Bravi. C'è una festa. Sì, 9, 10 e 11. Ancora qua. Questo evento è l'associazione Museo del Catanzaro Calcio con la collaborazione di Fabio Corea, che ha dedicato una sezione agli Ultras che sono un motivo di orgoglio di questa città. Abbiamo creato questo evento con enormi sacrifici proprio per cercare di donare alla città intera un momento di passione. Infatti il momento più bello, più significativo è quando ci hanno fatto visto i bambini che hanno toccato con mano la storia della nostra squadra, hanno capito l'importanza che avevamo, l'importanza che potremmo avere da qui a breve. Abbiamo esposto circa 300 magliette più centinaia di cimeli. Per motivi di tempi e di spazi non abbiamo potuto esporre l'intera collezione, però è stata la manifestazione più completa finora fatta. Bello, bello, bello. Questa mostra e questi bambini. Bello. Ti dico, scegli una maglia, 300 e oltre, se potessi sceglierne una. lo sa Roberto, lo sa Luca, perché in questi giorni della mostra ci siamo visti la 11 di Palanca, quella rossa col colletto giallo, perché l'abbiamo vista
era anche la più fotografata, in questi giorni era la più fotografata dai presenti. Ti dico, Luca lo ha sottolineato, lo sottolineiamo anche noi, è stato molto bello vedere le scuole in visita al museo. Sono venute anche le scuole di Catanzaro, i bambini delle scuole a visitare questo museo, i cimeli storici della squadra di calcio della città, e sarebbe bello che questo legame si rafforzasse. Ecco, anche per questo serve un punto fisso, un museo che sia permanente del Catanzaro, per insegnarlo ai bambini che cosa vuol dire amare la città, come effettivamente lo abbiamo visto, i bambini di questo quartiere amano il loro quartiere, lo vogliono vivere anche il giallo rosso di Catanzaro. Soprattutto adesso che questi bambini, grazie alla società e alla squadra che sta andando così bene, sta risvegliando l'entusiasmo, è chiaro che cogliere il momento per abbracciare anche questa iniziativa sarebbe utile e dilettevole, direbbero i miei amici. Tolomede, ti sei svegliato dal torpore dei rumori corvini? Assolutamente sì, non so se vi state ascoltando. Io ti sento benissimo. Ah, benissimo, l'importante è che mi ascolti. Novità dal mondiale? No, penso che c'è... Ah, alle 20 e l'altra, quindi non potremmo avercela in questo momento. Mi hanno detto che tu hai presentato un libro prima, eri presente alla presentazione... C'è stata la presentazione del libro di Mimmo Cangemi da parte della UBIC nella lavagna della chiesa, altra iniziativa di Corviamo, bellissima anche questa. E tu che ci facevi a presentare un libro con Cangemi? Niente, dicevo che c'era Cangemi a presentare un libro. Ah, ok. Quindi, negli unici 10 secondi in cui sono stato lì, Gianfranco Giovane mi ha ripreso. Sì, tutto sì. Qui. Ok? Sì. Hai altro da mandarmi, da farmi vedere? Mi pare di sì. Questa maledetta Coppa Italia. Allora, facciamo vedere. Brucia a te il fatto che siamo usciti. Guarda, ti devo dire la verità, un po' sì, perché per 80 minuti ce la siamo giocata, quindi credevo almeno che ci giocassimo di più. Lo sai perché a me un po' sì? Perché questa, teoricamente, perché è dura, durissima, lunga, lunghissima, ma chi siamo fatti? Nonostante dura, non durissima l'hai detto e lunga, per niente oggi, nonostante sia, so benissimo che è dura, durissima e lunga, lunghissima, questa è e potrebbe essere una squadra da triplete, però... è venuto meno e lo accogliamo con molta sportività, perché è giusto che sia così. Così l'archiviamo e non ne parliamo più. Ah, ecco. Esattamente. E ce la vediamo questa sconfitta di Coppa con anche le interviste a mister Vivarini, che sa anche come gestire questo momento. È vero Gianfranco? Sì, andiamocelo. Che di fatto chi se ne frega quasi. Foggia Catanzaro di Coppa. Va a terra senza fallo, contropiede del Foggia, Dursi, Fazio. Di fatto lancia Garattoni, in mezzo c'è Di Noia, Garattoni lo ha visto, lo serve adesso, Di Noia va giù, calcio di rigore. L'arbitro ha fischiato, va Ogunseye, spiazza Sala e porta in vantaggio il Foggia. Mette in mezzo il pallone, Garattoni col petto, chiedono un tocco con un braccio i giocatori del Catanzaro, ma il Foggia riparte in contropiede, Ogunseye, Dursi. Di corsa Leo a sovrapporsi, Dursi al limite, calcio in porta e fa 2-0. Sì, abbiamo fatto per me una buona prestazione. Una prestazione, siamo venuti qua con autorità, con voglia di volerci giocare questa partita nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo concesso qualche ripartenza che ci è costato caro e è mancato un po' di forza, perché ecco il discorso di avere una rosa ampia, perché magari chi può subentrare soprattutto nel secondo tempo, noi siamo calati, loro invece hanno preso forza con Dursi e altri giocatori che avevano in panchina, insomma, che ci hanno un po' messo in difficoltà, soprattutto, però ripeto, sempre sulle ripartenze, quindi di conseguenza bravi ai ragazzi, e adesso ci prepariamo al meglio per affrontare la partita del mercoledì. Ripeto, è mancato un po' di forza nel far male, e poi chiaramente dovevamo essere un po' più attenti su quelle ripartenze, perché abbiamo concesso una ripartenza sul calcio d'angolo, punizione non mi ricordo, e ci siamo fatti trovare male sul primo gol, anche se mi dicono che proprio non è stato assolutamente toccato, quindi il rigore da guardare, da vedere. Noi non parliamo mai degli arbitri, però portiamo il conto di questi episodi, quindi anche questo da segnalare, però rimaniamo molto contenti di quello che ha fatto perdere. Non piace a nessuno, soprattutto a me e soprattutto a questa squadra, perché bene o male ho visto i ragazzi, diciamo, molto dispiaciuti, però
li ho rincorati perché devono essere orgogliosi del lavoro che hanno fatto. Ci è mancato qualcosa oggi, lo sappiamo, e va bene così. I ragazzi della Primavera sono stati scavone, hanno fatto una partita da veterano, perché si è comportato veramente per 90 minuti all'altezza della situazione. La stessa cosa diciamo sono stati per Maltese, per Lanciano, che si sono comportati anche bene e mi sembra insomma sono andati bene, dai, sono ragazzi veramente interessanti che ci lavoreremo. Eccoci, siamo ritornati dopo Vivarini, che ormai è anacronistico. Guardate come si muove il corvo anche con le bancarelle, sì, del Catanzaro, cioè delle ragazze che fanno delle cose artigianali, sono qui per metterle in mostra. E poi attenzione che tra poco parte pure la musica. È bello però, Gianfra, è già Natale. Beh, è bello perché è Natale ed è bello perché effettivamente questi colori ritornano a popolare e a colorare i quartieri velaci della città. Il Corvo è uno di questi quartieri, è uno dei quartieri dove la passione si vive davvero in maniera profonda, ed è assolutamente addirittura pure qualche Babbo Natale in giro, qualche Babbo Natale in giro, si respira davvero una bella aria qui. E allora, prima di farli suonare, vi facciamo vedere il prossimo turno, perché parliamo anche di calcio, per carità di Dio. Il prossimo turno non è soltanto Foggia Catanzaro, che tra l'altro, come detto, è di lunedì, sì, quindi sarà dopo tutto questo, dopo la 18esima che è Avellino Fidelistante, Crotone Gebison, Juve Stabia Messina, Latina Cerignola, Monopoli Pescara, Picerno Francavilla, Potenza Giuliano, Taranto Monterossi, Viterbese Turris e poi a conclusione Foggia Catanzaro. Crotone Gebison, caro Gianfranco, cosa ne pensi? E poi ti dico, il Pescara è fuori? E allora, Crotone Gelbison è un esame ulteriore per il Crotone, l'avversario sicuramente quando è un avversario con cui il Crotone se la può giocare, non è un impegno difficilissimo, però ricordiamolo, non c'è niente di scontato in questo campionato. È ovvio, se dovessimo... non è facile, no, lo so. Per nulla. Abbraccio. Sì, abbraccio. Ragazzi, direte, se abbiamo condotto questa, sì, possiamo fare la qualunque. Di tutto. E non è presunzione. No, assolutamente. No, non potete passare. Stavamo dicendo, un impegno comunque che sarà importante per il Crotone, avversario abbordabile, però attenzione perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. Sul Pescara mi dici se è ancora in corsa, è ovviamente molto molto distante, secondo me se la giocherà per il secondo posto a questo punto, anche perché avendo perso entrambi gli scontri diretti non lo vedo più in corsa per il primo posto. Forse ha perso tanto da un punto di vista mentale, no? Gli ha svuotati la sconfitta. Li abbiamo fatti fuori. Sì, li sì. Abbiamo fatti sì, fuori. E allora, Tolomeide, tu sei d'accordo se chiudiamo facendo suonare il gruppo folk? Siamo pronti? E allora, sei d'accordo? Assolutamente sì. E allora, diamo appuntamento. Noi torniamo con Studio Giallorosso lunedì alle 23. Nell'immediato post di Foggia Catanzaro. Vi aspettiamo a notte fonda, lunedì. Grazie Gianfranco. Grazie a te Gigi. Grazie per la pazienza e un applauso a Danilo Scalise e a Lorenzo Valente. Grazie a Tolomeide. E poi, signori, grazie a questo fantastico quartiere che abbiamo sopportato e che ci ha sopportato. Grazie a Pietro Iemmello, grazie. Catanzaro in forma. E adesso vi salutiamo così. Qui è già Natale, qui è già Natale. A maggio vogliamo un altro Natale. A maggio vogliamo il Natale che conta. Ciao. Sbagliato. E sfuma. Gigi!